Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Salve, il mio nome è Roger Walford. In questo momento sono in casa mia a scrivere ciò che ho vissuto, anche se mi è molto difficile. Le mie mani tremano e ho poco tempo. Meglio iniziare. Lavoravo con Facebook e amavo il mio lavoro. Ovviamente avevo anche una bellissima moglie, ma eravamo sposati da poco e quindi non avevamo ancora figli. Avevo appena salutato l'ultimo dipendente rimasto, dicendogli che dovevo restare in ufficio per mettere in ordine alcune informazioni contenute nel mio computer. Un'operazione abbastanza veloce, considerando la velocità con cui premo sui tasti e muovo il mouse. All'improvviso, verso le 23:30, apparve un messaggio su Facebook. Box 0101 desidera seguirti. Ero perplesso. Come mai quell'utente non aveva registrato nome e cognome? Visitai il suo profilo e scoprì che non c'erano registrate né data di nascita né che lavoro facesse. La sua foto profilo era una scatola semiaperta che sembrava contenere qualcosa, anche se l'immagine era sgranata e non riuscì a distinguere quella cosa. Temetti fosse un hacker e, essendo un dipendente, cercai di bloccare il suo account in modo che non facesse danni. All'inizio sembrava che il suo profilo fosse stato totalmente cancellato e dissi ad alta voce: «Ti ho beccato, eh?» Ma la mia gioia svanì immediatamente quando all'improvviso il computer si spense. Cercai ovviamente di riaccenderlo e così fu. Pensai di aver schiacciato qualcosa per sbaglio, ma mi ricredetti quando il computer si accese. Lo sfondo era stato sostituito dalla foto del profilo dello strano utente e il desktop era pieno di cartelle che avevano lo stesso nome, box.exe. Cosa stava succedendo? Comparve un messaggio sullo schermo. Non giocare con me, Roger. Come faceva a sapere il mio nome? Comparve un altro messaggio che questa volta recitava: vorrei presentarti alcuni miei amici, Roger. Il fatto che sapesse il mio nome mi infastidiva e mi terrorizzava allo stesso tempo. All'improvviso, senza che io avessi fatto nulla, tutte le cartelle box.exe incominciarono ad aprirsi e comparirono delle immagini. Non erano sgranate, ma in quel caso sarebbe stato meglio che lo fossero state. Erano scatole con dentro delle teste. Le foto erano state scattate nella stessa stanza, che sembrava quasi uno scantinato a giudicare dalla scarsa luminosità, dal pavimento color grigio e dalla ben visibile polvere sulle varie scatole messe in disordine all'angolo della foto. Sul pavimento c'era tantissimo sangue, ma la cosa che mi terrorizzò di più furono proprio le facce. Tutte avevano la bocca aperta, senza la lingua e con pochi denti coperti di sangue secco. Ad alcuni erano stati tolti gli occhi, altri invece avevano gli occhi sbarrati e fissi verso la telecamera con espressioni terrificanti. Non so cosa mi fosse preso in quel momento, ma le vidi tutte, dalla prima all'ultima. Dopo averle viste tutte, comparve un altro messaggio. È bello fissarti, Roger. Impallidii. Da dove mi guardava? Non c'erano telecamere di sorveglianza nell'ufficio, ce n'era solo una fuori da esso. Con tutta la rabbia mista al terrore urlai: tu menti! Mi senti? Cosa vuoi da me? Box 0101 mi scrisse: non arrabbiarti, in fondo non ti ho presentato tutti i miei amici. Il mio cuore batteva moltissimo, quasi come se volesse uscire dal petto. Questa volta sul desktop apparve un file chiamato box.mp4.exe. Era un video. Con il cuore in gola lo aprii. Ai due angoli in basso c'erano scritte data e ora: 9 gennaio 2017, ore 23:30. Sbiancai. Era la mezzanotte in quel momento ed era il 10 gennaio. Ciò che avrei visto era successo esattamente 30 minuti prima. C'era una donna seduta su una sedia. Era ferma, immobile, non diceva nulla. Potevo solo sentire un ronzio di sottofondo. Sulla scena all'improvviso comparve un uomo.
Era girato di spalle e non lo vidi in faccia. Aveva in mano un coltello e a quel punto capì come sarebbe andata a finire. L'uomo tagliò la testa alla donna, che non aveva emesso nessun verso o urlo quando l'uomo si era messo davanti a lei con il coltello. L'uomo mise la testa della donna dentro una scatola per poi chiuderla. Il mio sguardo era fisso sullo schermo in quel momento e il mio respiro era sempre più affannoso, mentre la mia faccia era completamente bianca. Sembrava quasi che tutte le emozioni negative in quel momento si fossero mischiate. La registrazione andò avanti e all'improvviso comparve l'uomo misterioso. La sua faccia era raccapricciante. Indossava una maschera di pelle umana con una parrucca nera. Gli occhi erano rossi e stavano sorridendo in modo terrificante. Mi penetrava con lo sguardo. Nei suoi occhi vedevo follia, odio, rabbia e anche un pizzico di paura. Forse una parte del suo cervello gli stava dicendo di smetterla per farlo tornare in lui, ma questo continuava a soffocare quel pensiero poiché ormai la follia era sua padrona. Il mio cervello era in completa confusione. Mi mise le mani sulla testa urlando come un pazzo dicendo «Smettila! Basta! Lasciami in pace!» Poi le luci si spensero improvvisamente. Presi il cellulare e attivai la torcia. Mi incamminai verso l'uscita dell'ufficio per poi recarmi nel corridoio. Non so perché, ma apparvero quasi come se fosse un flashback tutte le facce terrificanti che avevo visto quella sera. Io non volevo rivedere di nuovo quelle facce, ma il mio cervello sembrava quasi agisse autonomamente. All'improvviso sentii dei passi provenire dalla fine del corridoio. Una luce di torcia stava illuminando la porta dell'ultimo ufficio a destra. Apparve un uomo che si illuminò con la torcia. Non ci potevo credere. Era lui. Era l'uomo del video. L'uomo non disse nulla, ma aveva con sé una scatola chiusa. Si avvicinò e, arrivata ad un metro da me, lanciò la scatola. La presi e vidi che sopra c'era scritto «Era una bella donna, sai?». L'aprii e vidi che dentro c'era una testa. La illuminai con la luce della torcia e appena vidi chi era, urlai più forte che potei. Le mie mani stavano tremando ancora di più, non solo per l'espressione facciale, ma soprattutto perché quella era mia moglie. Mi misi le mani sulla testa e piansi. Singhiozzai e mentre lo facevo, guardai dritto negli occhi l'uomo misterioso che mi sorrideva, quasi divertito. Con una voce profonda mi disse «Tu sei speciale, lo sai?». Lo guardai ancora, cercando di interpretare le sue parole, che risuonavano nella mia testa. L'uomo prese il coltello e si avvicinò a me. Riuscii a riprendermi dallo shock e con tutta la forza che avevo corsi verso la porta di uscita di fronte all'ufficio. Scappai più velocemente possibile che potei. L'uomo mi inseguiva ed era molto veloce, ma l'adrenalina combinata al terrore mi fece correre ancora più veloce. Riuscii ad uscire. Il vento mi diede un forte schiaffo in faccia, come se volesse dirmi «Vai ancora più veloce!». Non c'era anima viva né sul marciapiede né sulla strada. Sembrava che le ultime persone rimaste fossimo noi due. Lo seminai e tornai a casa. Mi misi al computer e iniziai a scrivere tutto quello che avevo vissuto quella notte. Adesso sono passate 3 ore e mezza dalla morte di mia moglie. Ormai sono 3 del mattino e so che sta venendo a prendermi. Sono in trappola e lui ha appena sfondato la porta. Ha detto che sono speciale, giusto? Però non so se farà una foto o un video per me.